Alberto Fornella ci ricorda anche il gruppo sportivo della Nautica Militare, che insomma, la forza armata di riferimento della ginnastica artistica maschile. Ora siamo con Desiree Carofiglio al corpo libero, sì. Un'altra ginnasta che ha fatto parte della missione italiana in Canada. Molto molto bene questa prima diagonale, bella pulita, teso e doppio raccolto avanti. Un doppio carpio avanti, leggermente, ma proprio leggermente scarso sull'arrivo, però non male. Bene questo enjambé cambio mezzo giro. O Johnson con un quarto, sempre lo stesso elemento. Sempre molto curata la coreografia, la sua coreografa Tiziana Di Pilato. Passo di danza. Guadagna l'angolo per un'altra diagonale. Lavoro indietro. Un avvitamento e mezzo, salto raccolto avanti. Un enjambé ad anello, un filino scarso come anello. E termina con una bella posizione finale fronte giuria ed esce di pedana, infatti 14-10, punteggio più alto al momento.